Una scommessa vincente, quella avviata da Gestione Ambiente sul fronte del nuovo sistema di rifiuti porta a porta, che premia il lavoro di squadra e la cultura della raccolta differenziata. Ieri sera a Serravalle Scrivia l'incontro con i cittadini. Il futuro è questo, diciamo che nell'Alta Italia, Toscana, Veneto, Lombardia, questo sistema è già avviato. Con buoni risultati, i costi sicuramente all'inizio non saranno, per quanto riguarda noi, non saranno inferiori, però se ci comportiamo bene e saremo precisi nella raccolta differenziata, sicuramente alla lunga avremo dei benefici sia economici e sia ambientali. È quindi sulla buona strada un percorso che nel 2018 è stato avviato nei 20 comuni dei 33 gestiti nel Tortonese e nel Novese da Gestione Ambiente e che ha toccato l'80% di raccolta differenziata. Ma questo cosa vuol dire? Semplicemente produrre molto meno indifferenziato e quindi allungare la vita utile delle discariche, ma soprattutto avere più materiale differenziato e, sottolineo, di qualità. Questo ci permette di utilizzare meno materia prima, andando quindi incontro a quelle che sono un risparmio energetico e soprattutto un risparmio in termini ambientali per la produzione del materiale. Gestione Ambiente, in accordo con l'amministrazione comunale, si è seduta a tavolino per cercare di andare a eliminare tutte quelle che possono essere criticità, quali il servizio in un centro storico con delle vie strette, ma soprattutto anche la presenza dei condomini. Questo vuol dire che il sistema non è un sistema rigido, ma è un sistema che noi possiamo adattare e customizzare al territorio che andiamo a servire. Dopo Serravalle Scrivia, fra ottobre e novembre, il sistema di raccolta porta a porta verrà avviato anche a Viguzzolo, a Capriata d'Orba e in 4 comuni della Vallemme: Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio.